Il Viareggio non vinceva dal 6 novembre, è riuscito nell'intento contro il finale sul neutro di Camaiore battendolo per 3-2. La partita si è aperta però con la segnatura degli ospiti con un bellissimo gol di Anselmo al 13esimo, il pareggio di Cantatore migliore dei bianconeri al 33esimo e poi il gol del vantaggio di Mengali al 38esimo. Nella ripresa un calcio di rigore trasformato da Liboni al 15esimo porta le Zebre sul 3-1, ma poi un rigore ingenuo realizzato dagli ospiti con Cocurullo riapre la partita sul 3-2. Viareggio che poi rimane in 10 per l'espulsione di Mengali, ma nonostante questo è riuscito a portare a casa 3 punti davvero al platino. Pareggia 1-1 il Real Forte Querceta sul campo del Grosseto a porte chiuse per i ragazzi di Pagliuca. La partita è in salita al 20. Il portiere Fonzato viene espulso per un fallo su Loffredo, trasforma il rigore Bazzicheri per l'1-0, poi il pareggio del Real Forte al 29esimo sugli sviluppi di una punizione di Chianese, Ferretti di testa porta l'1-1, termina la partita in 9 il Real Forte per l'espulsione anche di Rossi, mancava Pizza per squalifica in questa gara. Continua il momento positivo del Givi Borgo che batte la Fezzanese 2-1, vantaggio di Giordani al 20esimo, pareggio degli ospiti con Simeoni e poi un gol da Cineteca di Russo al 15esimo del secondo tempo, porta a casa 3 punti preziosi in chiave salvezza, è un vecchio ormai ricordo, il fanalino di coda del Givi che per tutto il girone di andata lo ha visto relegato in questa posizione.